Lunedì 26 ottobre, presso la libreria Mondadori di Sesto Fiorentino, Luca Martinelli ha presentato il suo libro Il palio di Sherlock Holmes. Con lui, l'autore Enrico Solito, scrittore e massimo esperto di Sherlock Holmes. Palio di Sherlock Holmes nasce sulle tracce di un racconto originale del canone, il racconto della Casa Vuota, dove Holmes confida all'amico Watson di aver compiuto un lungo viaggio quando tutti lo credevano morto, e in questo viaggio dice di essere stato a Firenze. Quindi il punto di partenza del Palio di Sherlock Holmes è questo, è l'arrivo a Firenze. E Holmes arriva a Firenze per compiere una missione per conto del governo inglese, che è quella di ristrutturare la rete degli agenti segreti in Italia. Poi succede che Holmes verrà dirottato verso Siena, perché lì succede un omicidio in cui lui deve vedere chiaro che cosa sia successo. E quindi Holmes lascia i panni, sveste per un momento i panni dell'agente segreto, va a Siena e riassume i panni in cui tutti conosciamo Holmes, che è quello dell'investigatore, e ovviamente è scontato che risolverà il delitto, ma non vi dico come. A proposito di treni e di Sesto Fiorentino, volevo sapere qualcosa di più sul passaggio di Holmes dalla stazione Sesto Fiorentino, che sappiamo che È è passato, passato. sì. Passato, Probabilmente è sceso è alla sceso, stazione sì. di Sesto Fiorentino, perché quando arriva in Italia non va direttamente a Firenze, ha bisogno di un periodo in cui, come dire, aspettare di avere i contatti giusti per mettersi all'opera e per portare a compimento il suo piano. Quindi scende a Sesto Fiorentino. E viene ospitato ovviamente in incognito, a Sesto non sanno che si tratta di Sherlock Holmes, ma bensì di un ingegnere francese di nome Vernet, un ingegnere esperto in ceramica. Viene ospitato alla manifattura Ginori di Doccia, di cui all'epoca era direttore Lorenzini, il fratello Paolo Lorenzini, fratello di Collodi, del più famoso Collodi. E questo Holmes ci dice che le cose vanno così, e dal punto di vista storico anche qui riconferma una serie di ipotesi che aveva avanzato Solito. Perché la manifattura Ginori? Perché la manifattura Ginori all'epoca aveva rapporti strettissimi, commerciali strettissimi con l'Inghilterra, e quindi, come dire, essere dentro la Ginori, poter sfruttare i canali di comunicazione che la Ginori aveva, con l'Inghilterra, per Holmes era fondamentale, perché in questa maniera poteva rimanere in contatto con il fratello Mycroft, che era l'unico che sapeva come si stava muovendo Holmes in quel periodo, e che era la persona che avrebbe dovuto mandargli il contatto in Italia per cominciare il suo lavoro di ricostruzione del servizio segreto inglese operante qua. La cosa interessante è che questo libro di Luca, trovato da Luca, conferma il lavoro che avevamo fatto, che avevamo avanzato già da tempo rispetto Anni a di questo. relazioni nei convegni Avremmo dell'associazione. potuto risparmiarle, guarda. Ma fatiche terribili per ritrovare gli orari dei treni. Perché partimmo con il fatto che nel Wimpy House lui dice appunto: io non morì. Scappai in montagne svizzere, dopo una settimana mi ritrovai a Firenze, sicuro che nessuno mi avesse seguito. Quindi noi siamo andati a cercarci gli orari dei treni, che a voi sembra una cosa facile, ma non esistono gli orari dei treni dal 1891. Abbiamo dovuto fare mesi di ricerca sui giornali, sulla Nazione, che ogni tanto portava un cambiamento di orari. Insomma, alla fine abbiamo ricostruito tutti quei maledetti orari e ci siamo resi conto che l'unico treno con cui poteva arrivare veramente dopo una settimana arrivava o alle 2 di notte, o alle 11 e mezza di sera, o alle 4 del pomeriggio a Firenze. E arrivare all'una di notte, in un momento in cui c'era appena stato il 1º maggio, il primo maggio, la polizia era scatenata, cercavano spie, cercavano repubblicani, cercavano socialisti, cercavano i documenti a tutti, era pericolosissimo se questo scendeva dal treno, era incognito e aveva documenti falsi. Quindi dovesse essere sceso alle 4 del pomeriggio, deducemmo.
ma alle 4 del pomeriggio era pieno di gente, pieno di inglesi che l'avrebbero beccato anche se lui si era travestito, quindi il problema era come fare. E l'unica stazione prima di Firenze, ti ricordi Luca, era quella di Sesto. Non fermava né a Pistoia, dopo Pistoia c'era soltanto Sesto, quindi deducemmo che doveva essere sceso qui. Allora cominciamo a cercare dove poteva, chi poteva essere in contatto, e deducemmo che poteva essere, però su questo non eravamo sicurissimi, devo dire. No, non eravamo sicurissimi, però c'eravamo arrivati, insomma. E questi racconto...